Ok, un'altra volta abbiamo visto come, anzi, l'idea che la gravitazione sia ciò che guida effettivamente il loro moto, come diceva Kepler, fosse qualcosa che va come l'inverso del quadro della distanza, è precedente a Newton. Newton lo riconosce questo, addirittura lui attribuisce il merito a Pitagora, anche se storicamente non è così, ma dà merito ad altri. In particolare c'è quell'astronomo francese Bouyallius, 1645, che introduce l'idea dell'inverso del quadro della distanza, e un olandese, Huygens, famoso per la sua disputa con Newton per la natura della luce, più tardi. Newton sosteneva che la luce è fatta di piccoli corpuscoli, cioè che è fatta di onde, famosa la loro disputa, il quale studia il moto circolare e arriva a formulare l'idea della forza centripeta responsabile del moto circolare, la interpreta il moto della Luna utilizzando questa relazione e arriva a formulare il fatto che la forza deve andare come l'inverso del quadro della distanza. Da questo però ad assumere che quella forza sia una forza universale ce ne vuole. L'idea che il moto della Luna sia un moto soggetto a una forza la trovate già in qualcuno che conoscete bene, per esempio, suppongo. C'è un'opera che si intitola Face Luna e qui Norbe appare, cioè sulla faccia della Luna che appare rivolta in orbe, orbe penso sia la Terra, urbis et orbis. Io non sono bravo in latino, ma voi in Italia. Il buon Plutarco afferma quanto segue: la Luna è impedita dal cadere sulla Terra dal suo moto e dalla rapidità della sua rotazione, proprio come una pietra legata alle fionde sono trattenute dal cadere dal loro rapido moto circolare, poiché ogni corpo continua nel suo moto secondo natura finché non è deviato da qualcos'altro. Accento dopo questo. E questo sicuramente l'ha preso da qualche altro autore, perché che il moto naturale non fosse quello circolare a quell'epoca era eresia. Abbiamo anche visto che se metto insieme la forza centripeta e la terza legge di Keplero, abbiamo che la forza va come l'inverso del quadrato della distanza, approssimando l'orbita circolare. Vale anche la derivazione inversa. Se assumo che la forza sia, anzi, facciamo così, che forse è più chiaro. Permette di prendere sulla Luna è massa per accelerare per l'accelerazione della Luna e riquadra sui raggi dell'orbita, cioè massa della Luna 4 pi greco al quadrato raggio lunare al quadrato diviso pi alla seconda diviso ancora R, quindi 4 pi greco alla seconda massa della Luna R diviso t alla seconda, ma t alla seconda è proporzionale a
R cubo, quindi viene 4 pi greco R 4, e pardon, 4 pi greco alla seconda, massa della Luna, la K che è la proporzionalità della legge di Keplero, R alla seconda. Questa è M piccola, la massa della Luna, ok? Ora Newton fa la seguente riflessione, utilizzando il terzo principio della dinamica, dice, beh, ma l'azione e la reazione sono due forze della stessa intensità. Se la Terra attrae la Luna, anche la Luna attrae la Terra, con una forza esattamente identica, solamente che è diretta e è verso opposto. Se apri con lo stesso ragionamento, avrò che, ovviamente in bianco, voglio tenermi il disegno, quindi scrivo qua a fianco, la forza che agisce sulla Terra sarà 4 pi greco alla seconda, la massa della Terra, diviso una costante che sarà diversa, per il raggio al quadrato. Quindi la forza che agisce sulla Terra è proporzionale alla massa della Terra, la forza che agisce sulla Luna è proporzionale alla massa della Luna. Siccome la forza è la stessa, se ne deduce che cosa? Che la forza di gravitazione universale non può essere proporzionale al prodotto delle due masse. È l'unico modo in cui la stessa forza può essere proporzionale alla massa dell'uno e dell'altro pianeta. Poi all'interno della proporzionalità tra R cubo e T quadro c'è una costante che dipende dall'unità di misura. Ok? E alla meno 2 abbiamo già detto, da cui Newton formula la sua versione della forza di gravitazione. O se capite massa della Terra, massa della Luna, massa di oggetti qualsiasi, diviso il loro raggio al quadrato. Inoltre, come abbiamo visto nel grafico di prima, le due forze, che agiscono sulla Luna o sulla Terra, non importa, sono comunque parallele alla congiungente Terra-Luna. Ah, questo calcolo, cioè utilizzando F che va come alla seconda, quello che interpreta la terza legge di Keplero. Ok? Se faccio i conti all'inverso, utilizzando questo e questo, ottengo la terza legge di Keplero. C'è dimensione della terza legge legata al fatto che la forza di gravitazione posso interpretarla come forza centripeta, e se questo dipende da R alla meno 2, ottengo che R cubo è proporzionale a T quadro. Inoltre abbiamo appena visto che è proporzionale al prodotto delle masse è diretta lungo la congiungente. Quindi se qui c'è il Sole e qui c'è la Terra, okay, o meglio, visto che parliamo di Sole, Terra e Luna, qui c'è la Terra, qui c'è la Luna, questo è il vettore che dà la posizione della Luna rispetto alla Terra, la forza applicata alla Luna è un vettore parallelo a R. Ma se, quindi fatemi completare questa, diretto come l'opposto del versore R che va dalla Terra alla Luna. Ma se questa è vera, allora cosa succede? Se la forza è parallela a R, forza e vettore posizione sono vettori paralleli, che cosa significa? Beh, vi ricordate sicuramente, da una cosa che abbiamo considerato,
il momento della forza. Qui conviene considerare il momento della forza calcolato rispetto al centro della Terra. Che per definizione è vettore posizione prodotto vettorialmente per F. Ma questo è parallelo a R. Quindi se calcolo quanto è lungo questo vettore, questo vale R, F, per il seno dell'angolo tra R e F. Quant'è quest'angolo se i due vettori sono l'uno opposto dell'altro? 180 gradi. E il seno di 180 gradi quanto vale? 0. Il momento è nullo in qualsiasi istante del moto. Ma se il momento è nullo, se il momento della forza è sempre 0, questo cosa significa? Vi ricordate qual è il legame tra momento della forza e momento angolare? Il momento della forza è uguale alla variazione del momento angolare nel tempo. Questa è una N. Ma se la variazione è nulla, significa che è 0, cioè è costante. Il momento angolare del corpo orbitante non cambia. Come definite il momento angolare? Terra di una R diciamo B. Lo ricordate? Momento angolare o momento della quantità di moto è R vettore MP, MV, pardon, massa per velocità. Vettore posizione per quantità di moto. Però questo mi ricorda qualcosa. Andiamo a vedere quanto è grande L. Allora, se prolungo un attimo la retta su cui si trova R, questo angolo lo chiamo alfa, l'angolo tra R e V, e L vale la lunghezza del vettore di posizione per la massa, d'accordo, per l'intensità di V, per il seno di alfa, angolo tra R e V. Ok? Tutto chiaro fin qua? Fatemi rifare il disegno. Qui c'è la terra. A un certo punto la Luna si trova in questo posto, in questa posizione. Questo è il vettore posizione. Poi, dopo un tempo delta t, successivamente si trova in quest'altra posizione. Questo è lo spostamento delta r, che vale velocità per intervallo di tempo, spostamento della velocità per tempo trascorso. Questo è l'angolo alfa. Congiungiamo T con la nuova posizione della Luna. La vedete? La L è L primo, posizione vecchia e posizione nuova. Quanto vale l'area di questo triangolo? Delta A. Un poco di trigonometria, l'area vale un lato per l'altro lato per il seno dell'angolo compreso diviso 2. Teorema sull'area dei triangoli qualsiasi. Un mezzo
R per delta R per il seno dell'angolo compreso, sarebbe questo, che è pi greco meno alfa. L'area del triangolo. Il triangolo che il raggio che va dalla Terra alla Luna spazza in un determinato intervallo di tempo. Ma angoli associati, se pi greco meno alfa vale sen alfa. Angoli supplementari. E delta R è V per delta T. Lo spostamento è velocità per tempo. Quindi l'area aperta vale 1/2 R V delta T sen alfa. Ma torniamo un attimo indietro. Quanto valeva L? R L V sen alfa. Quindi R, V e sen alfa li trovo anche in A. R, V e sen alfa. Questi formano L diviso M. Se faccio L tratto M, ho R, V, sen alfa. Ergo, l'area posso scriverla come il momento angolare diviso due volte m. Cosa ti rimane? Ma il momento angolare posso scriverlo come due volte la massa per il rapporto tra l'area spazzata nel tempo delta t diviso il tempo impiegato per spazzarla. Ma io so che questo è costante. Di conseguenza anche questo è costante. Non volevo provare questo, ma pazienza. Cosa abbiamo appena visto? La seconda legge di Kepler. Morale della favola: poiché la forza di gravità, di gravitazione universale, è una forza centrale, cioè è parallela al vettore posizione, allora il momento angolare si conserva, allora l'area coperta dal vettore posizione ha valori uguali in tempi uguali. Seconda legge di Kepler. Per il solo fatto che F ed R sono parallele. F potrebbe dipendere dal cubo della distanza, dalla quarta potenza, non è importante. Se è una forza centrale, vale la seconda legge di Kepler. Per il solo fatto che è una forza centrale. Abbiamo recuperato la seconda legge, la terza legge. Prima di passare alla prima, facciamo un attimo un passo indietro. Le domande sono qua. Uno mi dice, beh, la forza di gravitazione è proporzionale alla massa della Luna per la massa della Terra diviso la loro distanza al quadrato. Ok? Posso interpretarla come la massa della Luna per l'accelerazione dovuta alla gravitazione, secondo il principio della dinamica. Cioè, l'accelerazione va come R.
però della Luna so diverse cose. Per esempio, la distanza Terra-Luna (380.000 km circa) (382 km). Questa era già stata misurata da Ipparco 150 avanti Cristo. Il periodo dell'orbita lunare, qui, 27 giorni, 7 ore, 43,2 minuti, circa 2,36 per 10 alla 6 secondi, e questo mi consente di calcolare l'accelerazione centripeta della Luna. Pensate, l'accelerazione del moto della Luna attorno alla Terra è un quadro, 4 pi greco la seconda R sul tempo. Il tempo di evoluzione è 40. Ottengo 0,00, molto piccolo, 2709 metri al secondo quadrato. Ma se l'accelerazione va come la distanza a meno 2 e l'accelerazione non dipende dalla massa, perché la massa si semplifica, allora che accelerazione avrebbe un corpo che si trova sulla superficie terrestre? Invece di utilizzare il raggio dell'orbita lunare, posso usare il raggio il raggio terrestre, 6380 km, circa un sessantesimo della distanza Terra-Luna. E poiché vale questo, significa che l'accelerazione sulla superficie terrestre vale l'accelerazione della Luna per il raggio dell'orbita lunare al quadrato diviso il quadrato del raggio terrestre. Se faccio questo calcolo, ottengo 9,75 metri al secondo quadrato, ben approssimabili da 9,8 metri al secondo quadrato. Fatemi mettere 56 punti esclamativi. L'orale della favola. Significa che no, 2709 e questa è quella che chiamiamo G. Il lavoro di Ginevra l'ha misurato Huygens qualche decina d'anni prima del lavoro di Ginevra. Questo significa che con la stessa legge interpreto il moto lunare e la caduta dei gravi sulla Terra. Vancouver. Su un ultimo cielo e terra. Non c'è bisogno di distinguere il sublunare e il superlunare, la regola è la stessa. Il funzionamento è identico.
con quattro formule, i tre principi della dinamica e la legge di gravitazione universale, sintetizzo in quanto un quarto di pagina, quasi 5.000 anni di astronomia, tutto lì dentro. E supero definitivamente, senza ombra di dubbio, la fisica di Aristotele. Non c'è assolutamente nessuna divisione tra ciò che succede sulla Terra e ciò che succede nei cieli. Funziona tutto nello stesso modo, principio relativistico di Galileo. Newton lo conferma. Una sintesi enorme, incredibile. Un progetto nato nel VII secolo a.C. qui vede un successo formale. Le cose vanno così. C'è un principio che regola cielo e terra. Non è diverso. Non è poco. C'è bisogno di Newton per sapere questo, per l'acqua. Nessun altro ha fatto niente del genere prima. Non solo, ma il titolo dell'argomento, la gravitazione universale, prima di Newton, non era universale. Ogni pianeta era concepito, aveva la sua gravità. Questo meccanismo, questa interazione funziona in tutto l'universo, è universale, dappertutto. Anche questo non è poco. Rimane ancora una tappa importante, anzi torniamo indietro. Cosa c'è qua davanti? G. Newton non sapeva quanto valeva. Non aveva la tecnologia sufficiente. Newton venne misurata diverso tempo dopo, 1798, da Lord Cavendish. Attualmente i laboratori Cavendish sono un ente di ricerca in Inghilterra, sono uno degli istituti di ricerca più di punta mondiale, che prende il nome da lì. Ha costruito una che si chiama bilancia di torsione, che è un filo appeso con una barra a cui sono appesi due oggetti di data massa, e a questi viene avvicinato un altro oggetto. Si misura la posizione della barra quando questi non ci sono, e poi avvicinandosi si misura la distanza. L'effetto è doppio perché ce n'è un'azione da questa parte e una dall'altra. Misurando la torsione si riesce a misurare la forza. Misurando la forza conosco qui F, M1, M2 ed R, calcolo G. Calcolando G trovo, mettiamola qua, 6,67 per 10 alla meno 11 newton per chilogrammo alla seconda tra metri quadrati. Ne ho un valore estremamente piccolo, molto molto difficile da misurare. Dopo saremo tempo più avanti, mostro un video dove c'è un esperimento che misura, che
che dimostra proprio che l'asta, questo filo si torce. Come faccio di G? Beh, G è una tappa fondamentale anche nella storia della geologia, perché consente di pesare la Terra. Prima stima della massa della Terra. L'accelerazione di gravità, il 9,81 metri al secondo quadrato, nello schema della gravitazione universale vale G, massa della Terra, raggio della Terra quadrato. Senza G non conosco questo, ma se conosco G, questo lo misuro, questo l'avevo misurato, era Eratosthene nel 280 a.C., la massa della Terra vale l'accelerazione sulla superficie per il raggio della Terra al quadrato diviso la costante di rotazione universale. Mettete dentro i numerini 5.97 dice la 24 kg. Prima misura storica della massa della Terra. Solo, ma poi dati dell'orbita terrestre misura la massa del Sole, prima stima della massa del Sole. 2 per 10 alla 34 alla 30 kg. Questa importanza parte per la fisica e per la geologia, perché permette di stimare la densità della Terra e fa tutta una serie di considerazioni sulla struttura interna. Senza questo numero quello sarebbe impossibile. Poi c'è un altro problema. Quanto tempo può ancora? 5 minuti. Vi leggo questo. Newton scrive a un suo, in realtà questo era un teologo, però discuteva spesso con Newton, Richard Bentley. 25 febbraio 1693, lettera a Richard Bentley, Newton scrive: l'azione a distanza è per me un'assurdità così grande da farmi credere che nessun uomo il quale abbia una reale consapevolezza delle materie filosofiche, cioè che si interessi di scienza, possa mai farla propria. La gravità deve necessariamente essere causata da un agente il quale agisca in modo costante secondo certe leggi, ma se questo agente sia materiale o immateriale è una questione che lascio decidere ai lettori. Io stesso non sono stato capace di scoprire la causa della gravità dai fenomeni. E io non fingo le ipotesi, come si fa ipotesi se non fingo, viene da qua, cioè non faccio ipotesi perché non sono in grado di farle. Ci è sufficiente sapere che la gravità esiste realmente ed agisce secondo le leggi che abbiamo spiegato. Qual è il problema? Come faccio a giustificare il fatto che se il Sole è qui e la Terra è qui 152 milioni di chilometri all'afelio, 149 distanza media, se sposto il Sole deve spostarsi anche la Terra, perché la forza qua diminuisce istantaneamente. Le forze a quell'epoca erano tenute forze di contatto, per muovere qualcosa devo toccarlo. Come faccio a spiegare l'azione a distanza, 149 milioni di chilometri? È un problema che tiene il principio nel cassetto per 30 anni per questo. Viene convinto a pubblicarli da Halle su sue spese. Quando va a trovarlo dice: ma sai, cerchiamo di capire come mai le orbite dei pianeti sono delle ellissi. Dice: io li ho calcolato, 1684. Dove l'ho calcolato? Ce l'ho là da qualche parte. Devi pubblicarlo subito, fammi avere gli appunti. 1687 viene stampato, viene pubblicato. Questo problema blocca Newton. Newton non riuscirà mai a superarlo.
non ci riesce, perché gli manca un concetto chiave. Un concetto chiave che viene introdotto nella storia della fisica da un teppista, un ragazzaccio di strada, nato negli stand, nei quartieri, nei sobborghi, veramente, che peggio di così non si può, della Londra del Settecento, che si chiama Michael Faraday e diventa uno dei più abili sperimentatori della storia della scienza. Anche lui entra all'università come aiutante di laboratorio, all'incarico di pulire le provette. La madre, padre non c'è, è andato via, gli trova un lavoro in una legatoria e lui, prima di consegnare i libri, li legge. Attenzione, i libri scientifici sono tutti scritti in latino, nessuno era scritto in inglese. Ne si impara il latino, impara la fisica, va in laboratorio di chimica, conosce un certo Humphry Davy, un astro della chimica dell'epoca, e poi comincia a lavorare in laboratorio, gli danno un posto, la cattedra, diventa uno, ripeto, dei più abili sperimentatori della storia della fisica. I suoi esperimenti sono più di 700 circa, sono la base per un'altra rivoluzione. Nella seconda metà dell'Ottocento, James Clerk Maxwell mostra che l'elettricità e il magnetismo sono due aspetti della stessa cosa, lavorando sugli esperimenti di Faraday. Se aprite questo aggeggio, dentro ci trovate diversi oggettini che hanno una MiF, microfarad, la capacità di un condensatore, prende il nome da Faraday, il quale traduce il concetto di campo, che noi vedremo a breve. Il concetto di campo è ciò che supera l'azione a distanza. Ma ahimè, a questa idea Newton non è venuta. Ci vorranno, ripeto, altri 100-150 anni. Basta per suonare, suppongo. Teniamo qua. Thank you.